Bonjour, mia family! Anche oggi faremo un video e anche oggi sono con Giulia! Ciao! Sì. Ormai, quando noi due siamo insieme, già si sa che sta per arrivare un video strano. Sì, sempre proposte molto interessanti, positive. Un applauso a Giulia che si presta sempre per questi video assurdi, che certo. Tipo quando devo filmare un video assurdo chiamo lei, perché lei mi dice sempre di sì, quindi grazie Giulia. Grazie! E oggi, come potrete vedere dal titolo, il video che faremo sarà, cioè andremo a soggiornare nell'hotel con votazioni peggiori, con quello che ha una stella su TripAdvisor, cioè il peggio del peggio della nostra città di Trieste. Quindi preparatevi, volevo farvi vedere in realtà alcune recensioni, tanto per farvi capire in che posto andremo. Ah, grazie, mia fedele assistente che ormai filmi anche, aspetta, non mi sta inquadrando, aspetta. Non vedevo. Ok, allora adesso leggiamo qualcosina assieme. Allora, vergogna. Pessimo, sporco e puzzolente, notare. Vergogna, pessimo, sporco e puzzolente, non è un albergo ma uno ostello della gioventù, indecoroso. Poi abbiamo pessima esperienza. Poi abbiamo pessimo. Secondo me definire hotel è un po' eccessivo sopra una notte. Gesù, scusa, a parte la sporcizia e il cibo disgustoso. Terribile, qualcosa di brutto, pareti muffe, letti scomodi, frigo, barassetta, servizio inesistente, cattivo odore di muffa e chiuso. Muffa, terrificante, mai visto una struttura del genere. Come si possa chiamare hotel è un mistero. Era meglio un ostello, assolutamente da evitare. Ecco, allora, queste sono le premesse del posto in cui noi andremo oggi. E logicamente ho giusto un po' di paura e non so che cosa pensare. Queste sono solo alcune delle recensioni, ma vi assicuro che c'è di peggio. Quindi adesso prima ci armeremo di guanti, mascherine, e per essere sicuri di non contrarre niente quando tocchiamo roba. Oppure magari invece le recensioni non corrispondono alla verità e magari sarà un hotel fichissimo. Stavolta non credo sarà sbagliato, non credo. Non si sa, perché con il ristorante ce n'è andata bene, però questa volta anch'io dubito. Però vedremo, vedremo, prepariamoci. Let's go, ragazzi. Ah, volevo però menzionare che questa tipologia di video io l'ho vista fare da Sniper Wolf, che è una ragazza che sta a Las Vegas, che seguo da tanto, che mi piace molto. Ma ho visto che l'hanno fatto anche alcuni youtuber italiani, tra cui Chiara. Quindi, 3, 2, 1... andiamo! Allora, siamo venuti un attimo in drogheria, tipo, per prenderci l'occorrente, per proteggerci, che secondo me è una cosa intelligente da fare. Quindi, direi di sì. Allora, prenderemo due paia di guanti, rigorosamente rosa. Ti vanno bene i guanti rosa, Giulia? Sì, quelli che vuoi, guarda, è indifferente. Non avevo dubbi che sceglievi rosa, anche se costano magari il doppio, ma... sono anche sensitive. Dai, così abbiamo quelle mani tutte morbide. Sì, tipo ho preso medium. Forse va bene. Te dovrei prendere small, eh? No, no, va bene, va sicura? Bene. Sì, sì. E adesso volevo solo trovare anche le mascherine. Dobbiamo andare a cercare, sicuramente non sono nel reparto cucina. Ok, abbiamo trovato anche le mascherine. Sono queste. Non so se ci serviranno, però fa scena. Ci servono anche, visto che c'era scritto tanto di odore di muffa. Vabbè, muffa sporco. Non è il caso di respirare. Esattamente, secondo me può essere una cosa intelligente avere anche le mascherine. Quindi siamo pronti. Guanti, mascherina? Armata. Let's go. Ho paura. Ci divertiremo. O non sopravvivremo. Esatto. Ragazzi, nel frattempo siamo stati anche a comprare, non ci crederete, ma l'abbiamo trovata come servizio delle iene che hanno fatto sugli hotel. Idea di Giulia. Abbiamo preso anche la lampada a raggi ultravioletti, ragazzi, la lampada UV, e vedremo un po' che cosa si nasconde. Sì, forse queste cose è meglio non vederle. Sì, è vero, è vero. Sarà interessante, però ce l'abbiamo, siamo super attrezzati. Siamo arrivati, ragazzi, devo dire la verità. Uno, alla reception il signore è stato non gentile di più, è addirittura venuto con noi fino alla stanza perché voleva controllare se fosse tutto a posto, e devo dire che non ci aspettavamo un'accoglienza così calorosa, insomma. Quindi per questo veramente posso solo parlare bene fino adesso. Siamo appena entrati in camera e la camera è enorme, ragazzi, è gigantesca, cioè luminosa, è veramente veramente enorme. Cioè, neanche i 5 stelle hanno camere così grandi, però devo dire che la qualità
tipo la lampada lì vedo è rotta, ci sono dei segni sui muri, però insomma è una stella questo hotel, quindi insomma che cosa ci si può aspettare. Adesso però io vorrei, prima di toccare qualsiasi cosa, indossare l'abbiamo chiusa la chiave la porta? Sì, sì, okay. Questo mi preoccupa un po'. Voglio indossare guanti, mascherina, andare a verificare un attimino la pulizia, prima senza lampada e poi con la lampada, e vediamo un po' che cosa troviamo. Siamo armati di mascherina e guanti, ragazzi. Io prima cosa che vorrei controllare è, allora, a parte una cosa, in realtà abbiamo anche un balconcino, non avevo visto. Che cos'è sta roba? Oh mio Dio, è un balcone, però è tipo in comune con le altre stanze. Lasciamo tutto chiuso. Non lasciamo, vediamo, lasciamo, ok, stare, non guardiamo. Non mi interessa. Allora, beh, c'è da dire che effettivamente ci sono crepe ovunque, i muri sono sporchi, però ripeto, è un hotel, una stella, quindi insomma non ci si aspetta neanche tutto questo servizio da 5 stelle ovviamente. Ho provato ad alzare la tapparella per fare un po' di luce, ma questa è decisamente, decisamente rotta e ci sono anche un bel po' di zanzare. Volevo ucciderla ma non ci sono riuscita, beh, la prima zanzara di quest'anno. E ci sono anche zanzare affamate. Ah, guardale lassù. Riesce ad inquadrarla, si vede? Io non la vedo. È proprio là. Ah, sì. Vabbè, e questa tapparella non funziona, quindi niente da fare. Vabbè. Allora, qui c'è una specie di letto extra che non abbiamo richiesto. Voglio vedere le lenzuola. A vederle sembrano pulite. Una macchia c'è qua, eh. Mamma. Non so di che cosa, ma c'è una macchia. Sì, magari qualcosa... qualche macchia vecchia, no, non lo so, però questo lenzuolo, questo asciugamano, ho detto lenzuolo, no? Sì, prima sì, non è pulito. Vediamo questo. Beh, anche qui ci sono delle macchie, ma non è poi così grave in realtà. Per il resto sembra quasi pulito. Andiamo a vedere il letto. Prima guardiamo anche qui gli asciugamani. Mi sento tipo il presente CSI. È un pochino sì. Ci mancano solo le tute, volevamo prendere, non le abbiamo trovate. Allora, questo asciugamano mi sembra molto molto pulito. Niente da dire. Almeno ad occhio nudo, poi vedremo cosa ci sarà. Ho il sentore che ci sarà una bella sorpresa. E anche quest'altro asciugamano mi sembra tutto sommato pulito, un bel bianco. La bandiera sta crollando, stanno venendo giù letteralmente. Sì, io direi che sto posto è semplicemente datato. All'interno di questo pezzetto c'è parecchia polvere. Non so se si riuscirà a vedere, ma la vedete sul dito? Sì, si vede. La vedete quanta polvere c'è? Ah, c'è. Si vede, si vede. Si vede? Mm-hmm. Ecco. Effettivamente. Guardate che roba, all'interno, non so come sia possibile che all'interno ci sia così tanta polvere. Comunque, meno male che abbiamo guanti. È perché l'interno non si pulisce, non è niente dentro, non si pulisce, quindi... effettivamente. Vediamo la moglie. Beh, se è freddo, poi... non mi avverderei. No, probabilmente sono no. Sono giusto un po' gialli. Non vedo. Sì, l'ho messa io di là perché se no toccava, l'ho messa io all'interno. Ah, okay, sì, hai fatto bene, perché è effettivamente per un bambino è molto pericoloso, non crea più con noi. Ed è, questa stava sul comodino quando siamo entrati, sì. Lui ha giustamente la tolta perché poteva essere... Sì, era comunque staccata tra l'altro, tra parentesi. Ma guardate che ragazzi, qui... Sì, con le crepe però... È effettivamente molto pericoloso, cioè qui c'è... Okay. Una domanda tra l'altro se funziona, non l'abbiamo provato, era staccata. Comunque. Io resto dell'armadio sembra abbastanza distante, tutto sommato. Allora ragazzi, abbiamo appena sentito un grido, no? Musica di suspense? No, non so. Comunque, poi voglio farvi notare che questo comodino, cioè, a parte che ci sono delle... vedi che è sporco? Sì, sì, ci sono. Vedi che ci sono delle briciole ed è anche molto sporco per terra, guarda. Vedi? Sì, non hanno pulito. Oh mio Dio, cosa sta roba?
Meno male che abbiamo chiuso i guanti. Allora, facciamo un esercizio. Si sposta tutta. Oh, qui c'è un capello, un pelo, che certamente non è nostro perché... Beh, direi di no. Scusami, anche quella presa di corrente... Sì. Non capisco cosa sia questa cosa. Sembra un pezzo di fazzoletto o carta igienica. Mamma mia. Non voglio, non chiediamo se la conosciva. Le prese sono... Sì, le prese sono meravigliose. A dire, guarda, guardate quanta paura c'è. Guardate che roba. Guarda che roba. Dio mio. No. Dio santo. E insisti a toccare tutto. Sì, vabbè, eccomi qui. Vuoi pulire? Vuoi pulire tutto? Eh beh, lì, se era in altri posti figurati lì se non c'era polvere. Che cosa vogliamo controllare? Sì, io direi il lettino. Ora, vedere così sembra che le lenzuola sono pulite. Sembra. Ci sono le pelle, anche se a volte... Tu ci dormiresti, sinceramente, io no. Ma guarda che le lenzuola non sembrano pulite. Molto pulite, tra l'altro. Mi aspettavo peggio. Cioè, io ho visto durante il mio viaggio cose molto peggio. Cioè, è vero che per terra c'è qualcosa, però... Questo sì, però... Cioè... Ringraziamo che era per gli effetti speciali. Ah sì, gli effetti speciali delle luci? Le lenzuola sembrano super pulite. Non so, il più meno sotto, ma le lenzuola io direi assolutamente pulite. Ci sono peli, capelli, pezzi di polvere, cioè qualsiasi schifezza. È anche facile da pulire qua, perché hanno da stanziare questo. Cioè, primo piano da... Mio Dio, che schifo. Sì, controlliamo dall'altra parte che si vede solo un po'. Sono pezzi di cibo là, guarda, pezzi di cibo, peli, capelli, c'è di tutto, veramente di tutto. Andiamo a vedere il bagno? Voi siete pronti? Questa è la parte hard, direi. Rimettiamoci la mascherina. Tom, 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 tom. Musica. Boh, senti, non è così male. Allora. No, dai. Beh, lo scorrolone qui, come si chiama, è sozzo, un po'. Non lo toccheremo neanche l'altro, no? La tavoletta non si può vedere, ma è tutta sporca. È tutta schizzata. Schizzata? Mamma mia, non l'ho visto. Sì, sì, sì. La tavoletta è sozzo. È stato lavato, ma la tavoletta è sozzo. Ma non è tutta schizzata. Più che altro non è neanche tanto nuovo, sembra magari in videocamera. Non è che sia stato pulito molto bene, perché non so se si vedono le macchine. Tutto sommato poteva essere per la se effettivamente ci sono delle macchine, però beh. Riprese molto bene. Dove siamo finiti, ragazzi, su questo canale? Abbiamo iniziato con un break. Dalle stelle alle stelle. No, veramente. Beh, per il resto... Oh mio Dio! Questo super miracolo che non so. Sì, la pendina è già tristissima, anche... Ma tu l'hai attaccata con una cosa molto bella il colore di questo. No, infatti ti dico la pendina in condizioni... Io penso che una volta fosse trasparente. Sì, ma no, com'è su? Guarda, perché guarda su, su è chiara, è trasparente in lunga e sotto è proprio una... Magari queste cose mi stanno cambiando, mi buttano male. Sì, la pendina è sì. No, ma questa è una cosa veramente schifosa, veramente schifosa. Guarda. Guarda che di l'altro video non so cosa sta succedendo, Lilia. Facciamo le prese e scappiamo le cose. Tra l'altro lassù ci sono infiltrazioni. Ho notato adesso. Oddio, è vero. E già ne non so che ci forza di muffa. Guarda che sta prendendo tutto. Vuoi? Ma non mi serve adesso.
Io l'ho provato. E poi c'è doccia shampoo. Beh, questo non è male, per un hotel una stella potrebbe anche prendere benissimo un cacciolo. La doccia che possiamo prendere, il piatto, il gatto, non ha fatto male. C'è un insetto che si muove, io ti prendo. Guarda, cos'è? Cos'è? È una formica? Poteva essere peggio, è una formica, ragazzi. È una formica. Puzza questa doccia letteralmente parecchio. Pensavo fosse. Ma no, guarda, non è neanche male, la tendina è impresentabile. Pensavo fosse una cimice, invece è decisamente una formichina. Quindi vabbè, le formiche non sono animali sporchi, quindi passate. Le formiche non sono animali sporchi. Non sono animali sporchi le formiche, vero? Tipo come gli scarafaggi, no? Vero? Gli scarafaggi sono sporchi. Sì, vanno dove c'è sporco. Gli scarafaggi stanno dove c'è sporco, le formiche no. Da quanto ne so, boh, che ne so. Però vuoi notare la macchia nera che c'è sulla testa del letto? Io qui non c'è più quella che c'è, non c'è molto. C'è un malone. Sì. Anche qua, qua ancora di più. Ma questo, guarda qua. Guarda qua. Mamma mia, che schifo. Mia, vieni qua. No, le polvere anche da sopra. Guarda, mia. La polvere. Ma che roba? No, aspetta. Ma che roba? Nicole è assolutamente gasata. Allora, questa è la nostra lampada ad ultravioletti, ragazzi. Che il tubo è nero, ma diventa appunto di questo viola. Sono troppo gasata. Ah, si vedono i tuoi denti, sono avvicina alla lampada i denti. Denti bianchissimi. Davvero? Sì, sì. Oh mio Dio! Ok, allora adesso dobbiamo spegnere la luce e andremo a controllare le lenzuola e gli asciugamani. Esatto, Kaira, andiamo a controllare le lenzuola e gli asciugamani al buio con la nostra lampada ultravioletti, perché ci farà vedere tutte le macchie che a occhio nudo non si vedono. Tra l'altro, da notare che volevamo chiudere le tapparelle, ma tipo praticamente abbiamo, questa era chiusa già prima. E quella non si può alzare. Non si può neanche aprire, queste due sono così. E la porta finestra invece è così. È tutta la polvere. Salute. Vai, momento della verità. Oh mio Dio. Guarda. Mi sono stimato con. Non si vede. Appena. Sì, non lo monito. Quanto? Sì, sono questa mano. Oh, Giulia! Anche se l'ave non va via. Giulia! Schizzi! Oh, oddio! Oh, questa non me l'aspettavo. È tutto schizzato. Guarda qua. Oh, che cos'è sta roba? Meglio non sappiamo. No, questo non me l'aspettavo. Guarda, cioè, schizzi sul muro così tanto. Cioè, tipo come se avessero ucciso qualcuno. Mio Dio, Giulia! Ma secondo me avranno pulito il muro con qualche orecchino, qualcosa, perché non trovo altra spiegazione. E vicino al letto c'è. Oh mio Dio, rosso! Questo è mamma mia. Siamo tutti negli occhi di. Ancora biologici, di che tipo sì, non si sa. Di biologici. E tutti molto vicini al letto, tra l'altro. Sì, ma mi sembra strano. Perché più ti avvicini alla testata del letto, più. Però quello più brutto è questo rosso, secondo me, quello che mi preoccupa di più. Prova a accendere la luce, che vediamo. Non si vede niente. Non si vede totalmente niente. Chiudi. No. Vediamo le lenzuola anche qua. Tutto. Oddio. Nicola è una nuova professione. Sai quanto mi sto divertendo? Anche qui è tenero. Quindi queste macchioline che a occhio nudo non si vedono. Proviamo in bagno. Qua preoccupa di più. Allora, anche qui. Ci sono schizzi vari, li vedi? Sì, sì. È pieno. Che sono qua. Pieno di schizzi. Guarda la presa come sporca. No. La
specchio non tantissimo. Oh, oddio, Yuli! Le vedi quelle macchie? Sì. Guarda qua. Che schifo. Oh mio Dio. Sì, questi sono shampoo. Sì, che sono spezzati. Dici? Sì, sì. Secondo me non è shampoo. E cosa è, scusa? Non voglio saperlo. Io direi la parte peggiore, forse la più rischiosa, la prova del 9. Il water. Il WC. Oh mio Dio. 3, 2, 1, via. Santo cielo. È tutta una fluorescenza. È tutto sporco. Mamma mia. Praticamente non c'è un centimetro pulito. È tutta una fluorescenza proprio. Oddio santo. Guarda anche il water che sembrava pulito. Mamma mia. No, sotto è così decente, sopra c'è il grosso problema. Mamma mia. Io non riesco ad alzare questa tapparella perché volevo tirarla su per farvi vedere che cosa c'è lì, perché c'è praticamente questo balcone con altre tre stanze che si affacciano e il balcone è sporchissimo, pieno di macchie nere con delle scarpe buttate lì, ce n'è una rossa. E lì laggiù ci sono, se non sbaglio, ragazzi, sono feci, te lo giuro. No, te lo giuro. Io non ho ancora guardato. È proprio laggiù in fondo, solo che non riesco. Provo ad avvicinare, dice. Non riesco ad alzare la tapparella. Non so se effettivamente qualcosa si riesce a vedere, ma le vedete le scarpe laggiù? La vedete quella macchiolina nera nell'angolo? A me sembrano proprio feci, eh. Poi perché le scarpe lanciate così? Boh. Ragazzi, abbiamo guardato tutto. Abbiamo controllato tutto. Anche con la lampada? Anche con la lampada, mi sono divertita troppo. Era divertente. Super idea che ha avuto Giulia, ragazzi, troppo forte. Ma il problema è che adesso io andrò, quando viaggeremo in giro, con la lampada UV per guardare dove tu se vuoi puoi prenderla, te la lampada. Troppo grande. No, ma guarda che portate. In qualsiasi hotel, sì, ti ricordi il servizio che aveva fatto la Iene? Che sì, da 1 a 5 stelle erano tutti sporchi, quindi in realtà... Però è stata un'esperienza molto interessante. Divertente. Devo dire che chi ha scritto che l'hotel è sporco non si sbagliava. Direi di no. Che chi ha scritto che c'è gente poco raccomandabile che grida e disturba non si sbagliava. E noi certamente adesso non passeremo il resto della notte qui. Quando mi hai detto di venire qua, mi hai detto che non dormiamo, ho detto bom, ok, se no... Io o la invito nel peggiore ristorante di Trieste o nel peggiore hotel di Trieste. No, però io ho mangiato anche bene, la pasta era buona. Qua, per le lenzuola, sembrano... È lei che sta... No, non è lei, qualcosa, viene di là. C'è un terremoto. Non facciamoci domande, non facciamoci domande, noi adesso faremo il check out e scapperemo gambe levate da qua. Ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Ancora grazie a Giulia che si presta per questi video, che mi accompagna sempre in volentieri. questi video assurdi, veramente, conto sempre su di te, sappilo. Sono qua. Seguiteli sul loro canale Love in Travel, mi raccomando, perché fanno un sacco di viaggi in giro per il mondo, lei e Elia, suo marito, e hanno sempre un sacco di cose da farvi vedere. Informazioni sui viaggi. Sì, non è facile, non troviamo neanche tempo spesso perché anche lavoriamo, però tenteremo. No, sono molto bravi, sono molto bravi invece. Iscrivetevi al loro canale. E niente, un bacio, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.